distrutto. È arrivato il momento di chiamare i soccorsi. Solo loro possono salvarmi. Eccoci, abbiamo fatto il prima possibile, nostro padrone. Gli umani sono riusciti quasi ad eliminarmi. Ho bisogno che ci pensiate voi. Siamo stati creati per resistere alla rabbia dei gamer di tutto il mondo. Lasci fare a noi, maestro. È arrivato il momento di eliminare quegli stupidi umani. Bella a tutti ragazzi e bentornati su Futurk Italia. Oggi siamo al campo, ma oggi mi sa che è più un campo di battaglia questo. Perché? Perché oggi ragazzi vi riportiamo una delle vostre serie preferite e delle nostre serie preferite da fare. Il si può rompere con una pallonata. Dopo il grandissimo successo del Nokia, oggi abbiamo quattro nuovi boss, caro Gunther. La PlayStation 2, che per me è la più resistente, te lo dico già. La PlayStation 3, che secondo Nicolas è quella più resistente. E la PlayStation 4, che secondo me invece è quella che sarà più difficile da rompere. Vedremo come andrà ragazzi. Io ho una voglia di spaccare tutto. Se questo video arriverà a 50.000 like, compreremo una PlayStation nuova di zecca e dal negozio verremo qua al campo per spaccarla. Una follia, ma oggi ve lo promettiamo. Quindi ragazzi, giura? Giuro. Prima di andare a vedere i boss finali che abbiamo per oggi, scaldiamo un po' il tiro perché ho preparato un po' di oggetti particolari che tu non conosci ancora, ma che sono molto interessanti da rompere. Quindi iniziamo subito, iscrivetevi e andiamo a vedere gli esperimenti. Partiamo, ma attivate anche la campanella. Primo oggetto ragazzi, abbiamo un bellissimo orologio da muro che noi non appenderemo al muro perché non siamo in una casa e non abbiamo un muro, ma lo appenderemo ad un palo con dello scotch. A che orario lo vuoi fare morire questo orologio? Alle 14, perché noi venerdì usciamo alle 14. 14 ragazzi, appendiamo l'orologio e iniziamo con il primo esperimento. Va bene, perfetto. Madonna! Si merita ancora qualche pallonato, onestamente, non basta così. Bello! Nell'orologio non rimane più nessuna traccia, quindi adesso sistemiamo un attimo il campo da battaglia, puliamo e passeremo al prossimo oggetto. Adesso ho io una sorpresa per te. Non vedo l'ora. La coppa che ho vinto al torneo di FIFA. Bella! Ma che torneo? È un torneo molto importante, regionale, giocavamo io, altri ragazzi. E tu hai vinto. Io sono anche un gamer. Secondo me è bella, ma sarebbe più interessante riempire la tua coppa con un po' di acqua. Pensa, quando ho vinto l'hanno riempita tutta di vino. Adesso direi però, per siglare la nostra amicizia, dovresti fare un sorso. Non vuoi un sorso della vittoria? Lo voglio assolutamente dopo di te però. No! Secondo voi è più resistente senza acqua o con un po' di acqua dentro? Secondo me non la spaccheremo mai. Bello! Hai tutto... Oh! Bello! Oh my god! Oh! Ragazzi, botta si picca di vece. Io direi di provare a metterci dentro un sasso. Mettiamoci dentro la cosa che la tiene in piedi, come per esempio un mattone super pungente che la distrugge. Ok. Ragazzi, qui l'ancora della vita. Puliamo e ci vediamo al prossimo test. Yes. Abbiamo distrutto l'orologio del tempo, abbiamo distrutto l'anfora della vita che ha rigenerato Nokia. Adesso dobbiamo capire dove sono queste quattro PlayStation nascoste. L'unico modo è farci dire a Nokia, ma lui, che è furbissimo, si è anche fatto una mega casa. Eccola ragazzi, la casa del Nokia, che potrebbe sembrare una gabbiettina per gli uccelli presa dai cinesi a 15 euro. Se riusciamo a romperla, accederà Nokia, lui ci rivelerà le 4 play. Finalmente potremo chiudere questo video che è già arrivato. Guarda adesso Harry, è già a 10.000 like. Olè! Non vuole uscire proprio, vai! Fate schifo. Allora, ha lasciato il cappotto a casa ed è uscito nudo. È scappato. Era di fretta ragazzi. Come quando mi fuggo da casa, lasci tutto e scappi.
Finalmente il Nokia 3310 ci ha mandato il primo boss finale. Il primo dei quattro? La PlayStation 1. Questo modello di PlayStation è uscito in Giappone nel 94 ed è arrivato in Europa per la prima volta nel 1995. Ti verrà da ridere, ma questa PlayStation 1, ragazzi, ha 3,5 MB di RAM. Una particolarità diversa da tutte le altre PlayStation che verranno dopo è questa. Lo sportello che si apriva. Me lo ricordavo bene questa cosa, ragazzi. Fatevi sotto un ali. Bella! La plastica ci sta cominciando a salutare. Continuiamo? Certo, continuiamo. È ancora freschissima. Il dito si sta staccando, ragazzi. Sta iniziando a reggere, ma qui non è ancora saltato questa. Let's go, guys. PlayStation. Questa era la sua testa, ragazzi. La PlayStation 1 è andata, ovviamente, ma siamo alla numero 2, che secondo me, ragazzi, ci dà la soddisfazione. Siamo arrivati finalmente al secondo boss, PlayStation 2. A differenza di sua mamma, ha 35 MB di memoria RAM. 10 volte di più. 10 volte di più. E il gioco più venduto nella storia della PlayStation 2 è, indovina un po'? Purtroppo lo so, è GTA San Andreas, anche se io avrei preferito, ragazzi, che avessero comprato più Tekken. Che lo trovo più bello. E non sei neanche schiaffato. Io l'ho detto qua, mi sa che avevo ragione io, perché la 3 la spappoleremo sicuramente, ma la 2 non lo so, ragazzi. Adesso è anche tagliente, ancora più pericolosa. Non la ama. L'ha fatta apposta. Ragazzi, io vedo una pieghetta, una crepa. Però niente, è un po' rovinata, ragazzi. Secondo me funziona pure ancora. L'unica soluzione è provare il tiro doppio. Stavo pensando. Allora io direi che se il tiro doppio non l'ha scalfita, nulla può farlo. Beh, un po' si è scalfita. Però dentro è distrutto. Allora, dai. Ragazzi, però descriviamo, si può rompere con una pallonata? Si può rompere con una pallonata? Domanda, risposta, cosa? Funziona? No, è rotta, guarda. Ecco la tua conferma. Ma se va la PlayStation 3, ho delle informazioni. Ma guarda casa, la detto nelle mie mani. PS3, nuova di pacca, bellissima, completa di giochi, o GTA, o NBA, o tutto, ci giocavo sempre. Questa PlayStation è uscita nel 2006, l'anno in cui l'Italia ha vinto i mondiali, ed è stata la prima PlayStation ad andare online, quindi a poter andare su YouTube. Il gioco più venduto nella PlayStation 3, ragazzi, è GTA 5, fammi indovinare. Giusto, va bene, si legge tutto, vai, inizia tu, spacchiamola. PlayStation 3, let's go! Abbiamo ottenuto un unico graffio. Provo il puntero, Ale. Mamma mia! Ci siamo quasi? Yes! Qua ce l'ho fatta, il pezzo che avevo detto che era il debole l'ho rotto. È una soddisfazione personale, vuol dire che sono stato preciso. Hai rotto la parte con il pulsante di accensione. Quindi non si può utilizzare più. È rotta. Si può rompere con un pallone, sì, si è rotta con un pallone, Harry, ce l'abbiamo fatta. Caro Gunther, siamo arrivati, ci siamo meritati il boss finale, una bellissima PlayStation 4 da 1 terabyte. Ma questa qua sembra quella che avevo messo sotto da me.
questa, come ho detto inizio video, nella mia previsione sarà la PlayStation più complicata da rompere, quella che sento al tatto più massiccia. Ragazzi, se siete arrivati fino a qua, scrivete nei commenti quale PlayStation avete in questo momento, o qual è la vostra preferita, la 1, la 2, la 3 o la 4. Iniziamo subito ragazzi con il boss finale. Mi raccomando, vi ricordiamo la sfida per questo video è quella di raggiungere 50.000 like, perché al raggiungimento di 50.000 like vi promettiamo che compreremo una PlayStation 5 e la cercheremo di demolire al campo qua. Iniziamo col primo tiro del boss finale, la PlayStation 4, che Harry ha dichiarato essere la più resistente. Andiamo subito a vedere. Semplicemente l'ho sfilato. Vorrei far notare ragazzi che sono riuscito perfino a segnare con un tiro a giro in quella porta. Gol. Allora, per rispondere a Gunther, prima anch'io ho fatto gol, pure più difficile. È entrata in quella porta che è bloccata da quella rete. Da lì. Qua si è aperta prima bene quando ho visto che ha calciato. Sì. Oh, yeah. Scusi, ma... Morta. Torneremo più forti di prima per uccidervi tutti. Grazie, anche questo episodio di Si può rompere con una pallonata è finito, speriamo che vi sia piaciuto, noi abbiamo cercato di portarvi qualcosa di sicuramente nuovo e bizzarro. Beh, effettivamente bizzarro abbastanza, e la soddisfazione che ho avuto di più è per la PlayStation 1, per come è esplosa. Per quanto riguarda la più resistente, ti dico, io penso che sono tutte resistentissime, però non so proprio scegliere qual è la più forte. Ce lo faranno sapere loro, secondo loro, qual è tra le PlayStation le più resistenti. Seguiteci anche su Instagram, perché i backstage, come l'abbiamo recuperato. Usciranno dei backstage anche di questo video, ragazzi, su Instagram. Anzi, sono usciti ora. Io, dopo questo video, tac, andrei subito in descrizione e leggo tutto il backstage. Guardate questo, occhio a piede, mi stai per uccidere. Salvo! Ragazzi, mi raccomando, seguite Gunther Celli, Harry Maffioletti, Nicolas Leoni, Future Kid Italia e tutti gli altri ragazzi del team. Noi ci vediamo venerdì prossimo al prossimo episodio, ma soprattutto, ragazzi, preparatevi, perché nel mese di novembre usciranno delle novità su Footwork importantissime, cioè la svolta di Footwork dal capitolo 1 al capitolo 2. Cioè, è come se uscisse la PlayStation 5, in poche parole, ma di Footwork. Esatto, forse spoiler. Meglio. Preparatevi ragazzi, siamo seri, noi ci vediamo. Avere caldo. Lasciate un like, peace. Ciao ragazzi!